Bentrovati, ai lettori della Pressa con questo appuntamento di martedì, oggi ormai è la vigilia di Ferragosto, la pausa estiva. Anche se in piena campagna elettorale rispetto al voto delle regionali di novembre, piena campagna elettorale perché si susseguono anche gli appuntamenti, gli incontri dei due candidati principali alla presidenza, di Pascale da una parte, per il centro-sinistra ed Elena Ugolini dall'altra per il centro-destra. Elena Ugolini che tra l'altro è stata moda in settimana per un primo appuntamento elettorale. Però questa settimana volevamo concentrarsi su una notizia, un fatto che è emerso e che riprende un po' una vicenda della quale abbiamo parlato diffusamente nelle settimane scorse. E riguarda la proroga della concessione alla comunità islamica della moschea di Modena, una proroga trentennale che è stata sottoscritta proprio il giorno del voto dall'ex sindaco Muzzarelli, che tanto l'ha fatto discutere perché insomma, sembrava in qualche modo, no, proprio nel giorno del voto venne pubblicata la foto di Muzzarelli con referente alla comunità islamica, che firmavano questo documento che vincola di fatto l'amministrazione per 30 anni. Sembrava un fatto inopportuno dal punto di vista politico e in qualche modo legato alla coincidenza con la scadenza elettorale aveva fatto sollevare diversi dubbi. Tra l'altro dubbi poi confermati dal fatto che Mezzetti, pochi giorni dopo l'elezione, andò proprio si recò nella comunità islamica stessa e ringraziò formalmente la comunità anche per il voto. Quindi, in qualche modo, insomma, questi due aspetti in sé avevano lasciato diverse perplessità. E, tra l'altro, questo ringraziamento avvenne davanti a una comunità divisa ben chiaramente, uomini da una parte, donne dall'altra, con una bandella centrale a dividere proprio e a marcare una differenza e davvero, in questo senso, un maschilismo che viene censurato spesso, no? Anche dall'amministrazione e in particolare dal centro-sinistra, ma che in questo caso evidentemente viene ben tollerato. Ora, qual è il fatto nuovo? Che a fronte dell'interrogazione di un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Elisa Rossini, il sindaco Mezzetti che chiedeva, è stato opportuno prorogare per 30 anni questa concessione proprio il giorno del voto? Il sindaco Mezzetti condivide quell'opportunità, quella decisione del suo predecessore e anche dal punto di vista tecnico quell'atto non doveva essere una delibera di giunta, ma doveva essere passare quantomeno per il Consiglio. Allora, quantomeno per autotutela, diceva il consigliere Rossini, andrebbe cancellata quella delibera per evitare ricorsi. Ecco, questo era il senso. Bene, è arrivata la risposta di Mezzetti. Mezzetti invece sottoscrive in pieno quella scelta. Ha fatto benissimo, dice Mezzetti. Muzzarelli a fare questa proroga per 30 anni proprio alla vigilia del voto. Leggo la risposta firmata da Mezzetti. Una scelta, quella deliberata dalla precedente amministrazione, che condivido perché consente a una comunità laboriosa e integrata come quella islamica modenese la possibilità di programmare e dare attuazione a un investimento così importante per riqualificare i luoghi dove da anni, insieme ad altre attività culturali aggregative, si esercita il culto garantito dalla Costituzione. Va bene. La comunità islamica è pronta a investire risorse proprie, una cifra ingente che lei stesso riporta nel testo, cioè quella di cui si è parlato, dell'interrogazione, ed è pertanto necessario prevedere un tempo più lungo della concessione. Ritengo quindi, dice Mezzetti, non solo legittimo l'atto, ma politicamente condivisibile la decisione assunta. È tesa a rassicurare la comunità islamica, che anche qui rassicurare. Dopo le polemiche da mesi precedenti sul trasferimento dell'attività in un'area che poi non è stata più, e aggiungo giustamente, dichiarata idonea, perché sappiamo che doveva essere trasferita all'interno della vicenda della CPC. Quindi Mezzetti dice apertamente: è stato un atto corretto teso a rassicurare la comunità islamica. Cioè, quindi
l'amministrazione ha voluto rassicurare la comunità islamica il giorno del voto, si parla probabilmente di un bacino elettorale di diverse migliaia di elettori, l'ha voluto rassicurare il giorno del voto, perché uno poteva dire no, la rassicuriamo, c'è bisogno, no? Adesso votiamo, poi la rassicureremo, si parla di 30 anni, no, il giorno del voto la rassicuriamo. Questo è quello che è successo, questo era quello che aveva fatto il sindaco precedente Muzzarelli, questo è quello che Mezzetti certifica e dice è stato fatto tutto bene, benissimo, anzi ritengo, dice, non solo legittimo ma politicamente condivisibile la decisione assunta. Ora, se ieri la settimana scorsa avevamo sottolineato come ci fossero degli elementi di discontinuità tra Mezzetti e Muzzarelli, come Mezzetti ad esempio su ERA, sulla decisione di escludere alcuni membri dell'ex giunta, sulla decisione di fare una frattura vera col PD avesse dato segnali di discontinuità, ecco, in questo caso no. In questo caso ha dimostrato piena continuità, dal nostro punto di vista, così da commentatore esterno, una continuità negativa, ha dato piena continuità a un aspetto, a nostro avviso, sempre deteriore, perché è stata una scelta di giunta, non è stata condivisa in consiglio, è stata fatta con quella tempistica. Mezzetti la condivide in pieno, non c'è discontinuità, sottoscrive in pieno quello che ha fatto Muzzarelli. È un passo indietro, ovviamente da lettori, da commentatori, rispetto a quel cambio di paradigma che avevamo forse un po' ottimisticamente auspicato, raccontando di come Mezzetti avesse provato a così assegnare una svolta, a non rimanere invischiato nelle dinamiche del passato, ad esempio sulla raccolta differenziata, ma anche su altre mie cose, anche ad allontanarsi da Muzzarelli e dalle sue future ambizioni di consigliere regionale. Così non è stato, si vede che la comunità islamica è troppo importante da tutti i punti di vista, anche quelli elettorali, non solo, si vede che non ci si può permettere una discontinuità in questo senso, e alla fine hanno battuto pari, sia Muzzarelli che Mezzetti, sottoscrivendo entrambi un atto che, ripeto, dal punto di vista dell'opportunità appare quanto meno dubbio dall'opportunità, e ci fermiamo lì. E questa era la riflessione che avevamo a fare oggi, alla vigilia di Ferragosto. Avremo modo per soffermarci sugli aspetti politici di questa campagna per le regionali, che continuerà fino al voto di novembre. Noi la continueremo, se volete seguirci, a raccontarla, sempre sul nostro giornale online, che potete leggere all'indirizzo www.lapressa.it, e anche per questo momento di approfondimento di martedì pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buona continuazione di calda estate, ci rivediamo con questo appuntamento in diretta tra una settimana. Buon pomeriggio.